28 settembre 2000 esplode la seconda intifada. Denominata dal governo Intifada di Al-Aqsa, la rivolta palestinese inizia a Gerusalemme e si estende immediatamente a macchia d'olio. Episodio scatenante una visita al Monte del Tempio da parte di Ariel Sharon, accompagnato da centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa. Situato nella città vecchia, è un luogo sacro sia per gli ebrei che per i musulmani. La provocazione sulla spianata delle moschee fu una mossa politica molto utile all'allora capo del partito israeliano del Likud, che di lì a poche settimane stravincerà le elezioni. Per l'aumentato bisogno di sicurezza espresso dalla popolazione israeliana a fronte delle violenze della seconda intifada. Dal dicembre 2001, Yasser Arafat, leader dei palestinesi, venne confinato dall'esercito israeliano nella sede dell'Autorità Nazionale Palestinese di Ramallah, in Cisgiordania. Uscirà soltanto per andare a morire a Parigi 3 anni dopo. La rivolta prolungata a singhiozzo sfocerà in rivolta armata, causando più di 5.200 vittime, almeno 3.850 di parte palestinese e 1.025 di parte israeliana.